Eccoci qua per una nuova rubrica. Guardate un po' alle spalle, sapete cos'è? Un maschio angioino a Napoli. Allora, vi ho portato con me, con questo bel panorama alle mie spalle, perché voglio inaugurare una nuova rubrica con il mio grande onore, la dolcissima e bravissima Paola. Paola si occupa trasversalmente di make-up, di spesa, di libri, è versatile, è in grado di farmi sorridere con, non in maniera sciocca, ma in maniera profonda. Tutto ciò che lei fa ha, a mio parere, un sostrato di profondo spessore. L'idea di questa collaborazione, che dovrebbe avvenire in maniera, penso, mensile a questo punto, vedremo man mano, è quella di associare la mia passione, la sua passione per il cinema. Intanto cerco di farvi vedere qualcosina, e spero che non mi venga troppo il mal di mare, però anche così adoro fare video. Imparerete anche questo da me, per vedrete le ambientazioni più astruse. Allora, l'idea è proprio quella di raccontare degli episodi che ci sono capitati nell'arco degli ultimi tempi, che possono riguardare la cronaca, fatti personali che ci riguardano in maniera indiretta, cose leggere, cose un po' più profonde o che ci toccano tanto, dipende da cosa vogliamo. E trarre da questo episodio che racconteremo tre parole chiavi. L'altra, a sua volta, quindi ci invertiremo i ruoli, su queste tre parole cercherà, per assonanza di parole, per assonanza di idee, di trama, anche su qualcosa che non c'entra nulla con il racconto fatto, ma che comunque deve attenere in qualche modo alle tre parole estrapolate da questo racconto, che può essere un film leggero, meno leggero, passato in TV, passato al cinema, una serie, ecco, qualcosa che rappresenti queste tre parole. E l'intento è proprio quello di raccontare un episodio della vita che può essere spunto di discussione e associarlo a un film ulteriore spunto di discussione, chiaramente nei commenti, ci farà molto piacere. È proprio quella l'idea in fondo, non è mero raccontare, è proprio lo stimolare la discussione su temi importanti più o meno importanti della nostra vita. Allora, io avevo in ballo un piccolo episodio che mi era capitato giorni fa, ma proprio oggi, mentre venivo qui nel Palazzo Reale, dove ha sede la Biblioteca di Napoli, per riconsegnare dei libri, speravo appunto di usare questa giornata che era un po' libera per rasserenarmi e fare questo video, e invece appunto per poi registrarlo e raccontarvi quell'episodio mi è capitato un altro episodio, diciamo, non semplice da digerire. Allora ho pensato di unire le due cose ed estrapolare le tre parole su entrambi gli episodi. Allora, primo episodio, qualche tempo fa ero in metropolitana e stavamo attendendo gli ascensori per salire in superficie. Napoli è molto interrata e quindi spesso le varie fermate sono parecchio lunghe, con le scale mobili non si arriva mai, quindi si prende l'ascensore. Ad aspettare l'ascensore eravamo io, un signore di mezza età più o meno, intorno alla quarantina, e una ragazzina. Era palesemente una ragazzina, chiaramente con un abbigliamento che voleva attrarre giustamente l'attenzione, perché vi ricordo e vi dico, io non condanno queste ragazzine, perché è normale a una certa età voler attrarre l'attenzione, sta negli occhi di chi guarda a capire che non può approfittarsi di una cosa che è normale la seduzione, anche i bambini di 4-5 anni, se voi andate a vedere nei
libri, nei manuali di pedagogia usano proprio il termine seduzione, perché voler piacere all'altro. Beh, sta di fatto questa ragazzina aveva questi short molto corti, molto carina, e aveva semplicemente una sigaretta in mano, non aveva né borsa, nulla, quindi evidentemente era uscita appunto per trovarsi con le amichette. Dimostrava più della sua età, ma ho capito che poteva avere un 13, 14, 15 anni, non di più, anzi. Questo signore, in maniera veramente, non so qualificarla, le dice: mi dai una sigaretta? Allora, chiaramente lui non voleva la sigaretta, ma voleva attaccare evidentemente bottone. La ragazzina non ha detto una parola, se non ne ho, perché aveva solo in mano questa sigaretta, non aveva una borsa, quindi un pacchetto, si vedeva, lui lo poteva immaginare tranquillamente, anche perché era una sigaretta di tabacco fatta. Allora lì sorge il problema, che sorgerà sul secondo racconto di cui vi parlerò. Intervengo per dire: sì, non sono nessuno, perché non conosco lei, non conosco lui, non mi posso permettere di giudicare, tra virgolette, o di intervenire, oppure intervengo e lascio il segno rispetto a un qualcosa che per me è riprovevole, senza essere aggressiva. E a che ho fatto questa osservazione sorridendo: mi scusi, ma lei è un adolescente, chiede una sigaretta, non la deve invogliare, no? E lui mi risponde: se mica è mia figlia. E io: perché a sua figlia qual è la differenza? Immagini che questa ragazza fosse stata sua figlia, ma lì è un'altra cosa. Io, sorridendo, ho chiaramente avallato, facendo capire che a me 36enne non me la dava bere. Ho cercato di far capire con gli sguardi a questa ragazza di stare un po' attenta, e infatti lei, penso abbia intuito, siamo saliti dall'ascensore, è stata vicino a me fino a un certo punto, poi fino a che la strada non ci ha separato, e credo poi così. E io credo di aver dato segno a lei del tipo: non ti far lusingare da persone così, perché non è quella la lusinga di cui hai bisogno. E a lui ho voluto lasciare il segno: non può passare inosservato il fatto che, seppure una ragazzina dimostri più della sua età, o seppure voglia mettersi in mostra, tu da adulto non puoi essere legittimato a toccare la sua vita anche in maniera indiretta, anche solo per brevi istanti. È così. Ora, può essere discutibile o meno. Io credo che quell'altro episodio non riesco a raccontarlo, ma magari ve lo riserverò per la prossima volta, perché non voglio che siano video molto lunghi. Allora, a questo punto, Paola, i tre termini che estrapolo da questa vicenda che mi è capitato sono: adolescenza, lolita, indifferenza. Ecco, su questi tre termini vorrei tu mi indicassi un film. Allora, io vi abbraccio. Questo quindi è il video che dà il via alle danze, per cui Paola mi risponderà con un film e mi racconterà un episodio. Quindi tra 20 giorni, quando ci sarà appunto l'ulteriore appuntamento, io dirò il film rispetto alle tre parole dell'episodio di Paola, e a mia volta racconterò un nuovo episodio. Quindi abbraccio, spero vi possa piacere, iniziamo la discussione anche da qui, e a prestissimo. Il titolo di questo progetto è Tre parole della mia vita per un film. Un bacio.